Presidente del Consiglio regionale Dino Latini, oggi siamo qui per parlare di prevenzione e di screening relativo al papillomavirus. Quanto è importante investire nella prevenzione oggi? Beh, io a mio avviso penso che sia su tutta l'attività che svolge la Regione determinante, lo è ancora di più sulla tutela e la salvaguardia della vita umana, degli assistiti. Quindi quello che a noi sembra praticamente una spesa regionale di assistenza sanitaria che in qualche modo non fa emergere, no? Un'attività di cura come classicamente noi la intendiamo, è in realtà invece una forza trainante che ci porta a prevenire tantissime malattie, in particolare il papillomavirus, comunque inquadrarle, controllarle e far sì che ci siano meno malati possibili. Ecco, la prevenzione è fondamentale anche in ambito pandemico. Lei ultimamente in aula ha ricordato quanto è importante comunque indossare la mascherina e mantenere alta la guardia da questo punto di vista. Sì, lo confermo. Abbiamo una recrudescenza del Covid-19 in un momento, diciamo, stagionale che negli altri 2 anni, 2020-2021, non era successo, la stagione estiva. Dobbiamo per forza, finché non si trova una soluzione definitiva, che sono sicuro la scienza mondiale riuscirà a dare, dobbiamo in qualche modo adattarci a quelle che si sono rilevate essere praticamente i migliori strumenti per combattere e contrastare il contagio e in particolar modo l'uso della mascherina nei luoghi interni, ma possibilmente con attenzione in tutte le situazioni in cui ci sono più persone e quindi l'attenzione credo che anche in questo caso ci consenta di far scendere il numero di contagi che giornalmente noi registriamo, ma soprattutto il numero dei malati, il numero dell'intasamento negli ospedali, l'impossibilità di curare altre patologie.